Dopo gli avatar vediamo con queste altre bestie che sono le props. Ora per le props, quindi usciamo un attimo e torniamo in Unity. Qua abbiamo la scena con l'avatar, andiamo sulle scene, abbiamo il mondo, l'avatar, e qui creiamo un'altra scena. Quindi facciamo create scene. E questo chiamiamo props. Ora, cos'è un props? Il props è semplicemente un oggettino che può essere arrezzato nel mondo. Quindi, avete visto praticamente le dimensioni dell'avatar nel mondo sono quelle che abbiamo visto prima. Quindi, apriamo la scena del props e per capire più o meno le dimensioni degli oggetti che andremo a creare, ci conviene fare un create il piano, così sappiamo che sono un piano piccoletto, però comunque delle dimensioni, credo che sia circa un 3x3, cose del genere. E poi qua andiamo a metterci una props. Allora, cos'è una props? Una props è qualche cosa che possiamo prendere, un oggettino, per esempio possiamo prendere una spada, sword, vediamo, cerchiamo le spade su questi motori, cerchiamo magari qualcosa che sia. Ah, qui non c'è opzione free, c'è solo sul sito. Ok, comunque possiamo mettere da 0 a 0 e vedere tutto ciò che costa 0. Low poly RPG swords, quick look match 7 swords. Qui ci sono delle spade, no? Prendiamo questo set di spade, facciamo download, vabbè, term of license, probabilmente perché questo è fatto proprio da Unity, quindi probabilmente vorranno che appunto si dichiari che sono proprietà di Unity, intellettuali almeno. Facciamo l'import di questi oggetti. Vediamo che gli oggetti appaiono n, quindi sono tante cose. Quindi importiamo gli oggetti e ci comparirà qua un'altra cartella con tutte le spade, scimitarre, eccetera. L'importante sono sempre i prefabs. Quindi andiamo a 7 swords, questo, 7 swords, swords, e andiamo a prefabs with colliders. Ok. Quindi apriamo questo e qui abbiamo un po' di cose. Andiamo nella scena con le nostre props e qui prendiamo la katana with colliders. Ok, e questa qui sarà la nostra katana. Allora, la nostra katana che praticamente è questa, vedete che c'ha tra i suoi componenti, ma lui dice che c'è il collider, ma io non lo vedo il collider qua in realtà, eh? C'è solo uno shader. Perché comunque per poter fare un props occorre aggiungere innanzitutto un componente che si chiama VRC, no, CVR, scusate, CVR pickup, CVR pickup object. Poi bisogna aggiungere un componente che si chiama CVR spawn, Spawnable, questo, avete visto? Poi in realtà quello che manca, in realtà facendo questo viene generato anche un CVR asset info, che è importante, e qui occorre mettere un collider, collider, quindi facciamo add component e mettiamo un collider, e gli mettiamo tipicamente un mesh collider. E poi bisogna metterci ancora una. Aspettate che andiamo a vedere props. Props chill out VR tutorial. Okay, qui ci sono tanti tutorial, però basic props tutorial, ok, sempre su Alpha Blend. Alpha Blend, come vedete, che dice di mettere uno spawnable, un pickup, e poi dice di mettere un collider, un collider e un rigid body. Ok, questo qui me l'ho dimenticato, quindi andiamo a prendere un rigid body. Rigid body.
Ora, io non lo sapevo, ma se non si mette il collider e il rigid body non funzionano per niente queste cose. Okay? Quindi la props è questa, katana con i colliders, abbiamo messo noi. Qui in realtà mi sembra che nel pickup, free, rigid, vabbè, sono tutti i modi in cui si può poi prendere l'oggetto. Un'altra sola, massimo della distanza. Supponiamo che sia andato bene, salviamo. Adesso questo è un props, andiamo sull'Alpha Blend Interactive, Control Blend, questo qui. E qui vedete che lui ci ha individuato che abbiamo un katana with colliders, questo. E sembra upload spawnable object prop. Quindi facciamo l'upload di questa spada. Quindi facciamo il solito discorsino che vi ho fatto sia per i mondi che per gli avatar. E a questo punto abbiamo la solita mascherella. Questo facciamo katana. Facciamo continuo, questo sì, continuo. Quindi fatto l'upload della katana. Ovviamente questi tutorial sono estremamente semplificati e sono solo per darvi un'idea del processo, ma i trucchi e il modo per farlo in maniera professional e sensata sono parecchi, ma diciamo che la base si spiega in pochi minuti. Ok, quindi abbiamo la katana fatta, l'abbiamo fatta come props, andiamo a vedere se effettivamente quindi abbiamo sempre AB Interactive Net, che è questo. Andiamo dunque, qui è sempre un po' complicato. Mai contento, mai props. Ora, se è andato tutto bene, vedete che abbiamo la katana. Facendo un manager possiamo andare nei crop settings e cambiargli il nome e la descrizione. Questo qui è importantissimo, così come per i modi per l'avatar individua l'oggetto, il codice dell'oggetto, possiamo cancellarlo, però vediamo che ce l'abbiamo. Quindi andiamo qua, facciamo refresh, vedete che abbiamo anche la katana. Ora, come funziona la katana? Bisogna, allora, con details, in teoria dovrebbe far vedere qualcosa in più, non lo fa. Facciamo select props, vedete che mi fa venire una specie di cosetto qua in cima, dove c'è praticamente il simboletto. Io posso poi spegnere questo HUD, vedete che mi è rimasta praticamente l'immagine dell'oggetto. E se io faccio andiamo select drop prop, vedete che è venuta la katana effettivamente nel mondo, è perfetto, vedete che si vede anche nello specchio. Questa katana vedete che è piccabile, quindi se io faccio click credo che sia allora non ho ancora studiato questa cosa qua sul modo di No, non l'ho ancora preso. Quindi il modo in cui poi si picca probabilmente è tutto da studiare. In teoria forse bisogna essere condensato, visto che molte cose sono piccabili con anche da probabilmente è più facile da piccare con il visore, ma si dovrebbe poter prendere anche da qua. Comunque, il concetto fondamentale che volevo farvi vedere in questo micro tutorial era semplicemente la possibilità di costruire il prop, questo, selezionare il prop in modo tale da averlo, lì, e poi praticamente se siete in un punto qualunque potete droppare il prop. Okay, così e proppate praticamente, potete fare, ad esempio, se avete un prop che è un albero, potete fare una costruzione in world, diciamo, di
di un bosco. Quindi questo è già un livello di interazione e secondo me una facilità e una resa abbastanza interessante, no? Per costruire, diciamo, un po' di oggetti.